Seconda stella a destra, di Viale Ofanto, è lì il cammino? Sì, è lì il cammino. Perché lì c'è l'isola che c'è. Certo, certo. La nostra ciliegina sulla torta che vogliamo offrire al Parco San Felice, l'isola che c'è nasce in un parco, quindi in un posto informale dove c'è verde, aria aperta, e abbiamo pensato quindi soprattutto al gioco. Nell'isola che c'è, oltre alle tante attività dedicate alle famiglie e ai bambini, da 0 a 6 anni, letture, teatro, massaggio neonatale, logopedia, tantissime attività e servizi, abbiamo pensato anche ad allestire un'area all'aperto, il ludoparco, perché pensiamo che il gioco appunto sia un elemento fondamentale per la crescita equilibrata di un bambino. Sappiamo soprattutto che in un bambino i primi 3 anni di vita sono anni fondamentali per la sua crescita e caratterizzeranno tutta la loro vita, per cui abbiamo intenzione di giocare seriamente, nel senso che il gioco deve avere uno scopo pedagogico e deve aiutare il bambino attraverso elementi di acqua, aria, terra, elementi naturali, aiutarlo a giocare in maniera diversa dai soliti. Quando apre l'isola che c'è? L'isola che c'è è già aperta, però insomma, come tutti i progetti, ovviamente andremo a regime, penso tra un mese, a regime diciamo praticamente, praticamente. Cosa si però può adesso fare? È già attivo un Informa Famiglie e un angolo di benvenuto dove cominceremo a dare ovviamente le prime informazioni, e dopodiché avremo i primi appuntamenti già a giugno, quindi letture piccine, attività teatrale con Leggo Dunque Solo, rappresentazioni, letture rappresentate, e il primo massaggio neonatale e altre attività partiranno già, il laboratorio di musica partiranno già a giugno. Chi può partecipare? Possono partecipare i bambini fascia di età 0-6 anni insieme ovviamente ai loro genitori. Noi non saremo una ludoteca o comunque un posto dove i bambini giocheranno da soli, ma i bambini giocheranno sempre e faranno attività sempre accompagnati dai loro genitori, dalle loro famiglie, quindi bambini e famiglie. Avremo anche la nascita di un'associazione, gli Amici di Famiglia, che contribuirà a costruire una rete di famiglie importantissima per cominciare a superare i momenti di fragilità in cui una famiglia si trova, perché sappiamo benissimo che la povertà educativa è legata anche alla povertà economica e vanno a braccetto, vanno di pari passo, e per cui è un elemento importante la povertà educativa come quella economica, e deve essere affrontata in maniera seria. Io sono un papà, sono una mamma, voglio usufruire di queste iniziative. Che devo fare? Quando, quanto, se devo pagare? Insomma, dici tutto. No, sono attività gratuite, perché questo progetto è finanziato dai fondi dell'impresa sociale con i bambini, che gestisce un fondo proprio per un fondo di povertà educativa, proprio per questo programma, e quindi sono attività gratuite, però bisogna rivolgersi appunto all'Informa Famiglie, bisogna comunque prenotarsi e vedere. C'è un numero, un sito, cosa c'è? Sì, c'è un numero, e ci sarà un blog, ci sarà una pagina Facebook e anche un sito. Anche questo deve essere tutto messo anche meglio a regime, però insomma siamo comunque partiti con queste attività.